di vere e proprie ricostruzioni, consolidamento e di restauro. Questa era una cosa che dovevamo assolutamente fare, l'abbiamo voluta fare, è un monumento del tardo barocco, tra i più significativi ovviamente in quest'area, ed era un impegno che avevamo preso e che abbiamo portato a termine. Il discorso del bilancio comunale lo conosciamo, vale a dire man mano che si riescono a reperire risorse si può andare avanti. L'importo dei lavori è di 200.000 euro di fondi comunali. Un restauro dunque realizzato con fondi interamente a carico del bilancio comunale. Una delle più belle facciate tardo-barocche della città, quella di Santa Maria di Vertecieli, era in pessime condizioni e rischiava il crollo, essendo abbandonata sin dai tempi del terremoto del 1980. I lavori hanno interessato intonaci e decorazioni, pulizia del basamento in piperno, recupero di portoi ed infissi, sostituzione delle pluviali e delle protezioni delle cornici. Adesso si pensa al futuro ed al recupero della parte interna della chiesa. E stiamo valutando l'ipotesi anche di definire una manifestazione di interesse per delle forme di recupero e anche di uso, quindi restauro e uso, ma è una proposta che faremo nei prossimi periodi. Un ulteriore recupero di un bene monumentale della città, restituito alla bellezza, agli occhi, alla fruizione dei napoletani innanzitutto e dei sempre più numerosi turisti che vengono alla nostra città. Sono passi in avanti che si fanno in un contesto economico molto difficile, però il dato anche positivo è che sempre di più anche soggetti privati vogliono collaborare nella riqualificazione e rigenerazione urbana della città, quindi questo è un segnale importante non solo nel restauro ma anche poi nella fruizione collettiva. È quello che vorremmo fare pure qua, nella parte interna che è molto bella ma che attualmente è stata solo messa in sicurezza ma non è fruibile, quindi un poco alla volta restituiremo sempre più pezzi alla città. E voglio approfittare per dire anche il lavoro che stiamo facendo insieme ai giovani della città per aprire luoghi che invece erano fruibili ma chiusi per mancanza di personale. Questa è un'altra scelta importante, siamo partiti con Garanzia Giovani e con tutti i progetti che erano progetti temporanei e che noi stiamo provando a renderli duraturi, perché è un modo per aprire più luoghi e anche per far lavorare tante persone. Ma adesso l'obiettivo, l'ha detto anche l'assessore Piscopo prima, è fare un bando, aperto quindi anche a terzi, e per ristrutturazione e comodato d'uso gratuito per renderlo immediatamente fruibile. Il comune può arrivare non ovunque perché le risorse comunali sono limitate. Adesso avremo ulteriori risultati molto importanti perché stanno partendo molti cantieri del grande progetto UNESCO, però comunque non si riesce ad arrivare ovunque, quindi il ruolo dei soggetti privati nel restauro e nell'apertura e nella fruizione sempre insieme al comune, quindi mai mettere sul mercato e mai svendere i beni, no, ma chiamare tutti al recupero, al restauro e alla riqualificazione dei beni comuni. Quindi l'impegno è di partire subito con il bando per quanto riguarda i locali interni.